Rosario Maiella, un periodo un po' difficile per te sotto il profilo delle realizzazioni, nel senso che nelle ultime due partite sei stato un po' sfortunato. Hai detto bene te, però questo a me poco importa, perché quello che mi interessa è fare 3 punti con la squadra e a livello di prestazioni comunque non mi posso lamentare. Poi è una questione di millimetri, quindi stiamo aggiustando un po' la mira. A proposito di millimetri, il mister comunque domenica scorsa ti ha fatto gli elogi per il lavoro scuro che hai fatto, negli ultimi 16 metri. Sì, questo mi fa molto piacere perché comunque sono uno che quando va in campo dà l'anima, quindi viene un po' apprezzato un po' da tutti, però ora spero anche che con il tempo magari arriverà anche qualche gol per portare 3 punti anche fondamentali. La gara di Modica è il primo di 11 spareggi per i playoff, almeno è questo l'obiettivo dell'Avellino attuale. Sì, noi guardiamo domenica per domenica. Ora abbiamo fatto le ultime 3 gare, abbiamo fatto 3 vittorie, non vogliamo buttare via quello che di buono abbiamo fatto fino adesso, nell'ultimo periodo, quindi speriamo di continuare su questa strada, di lavorare ancora di più, perché comunque quello che ci interessa a noi è fare calcoli alla fine del campionato. L'intesa con Romano a che punto è? No, è quasi perfetta, come anche con Biancone, come anche con Tarquini, perché noi stiamo lavorando dal primo giorno che sono arrivato, poi giocare con giocatori come loro quindi diventa più facile. Cosa è cambiato dopo la sconfitta interna con la Virbus? Ma noi siamo guardati in faccia perché non riusciamo a capire qual è il nostro problema. Magari forse si è trovato un po' un equilibrio giusto, si è lavorato un po' di più, poi con l'entusiasmo comunque viene tutto più semplice. Tuo obiettivo personale è arrivare almeno in doppia cifra fino a fine dell'anno? Ma questo sicuramente, però io non ho mai fatto nessun problema, ho sempre arrivato in doppia cifra, quindi figuriamoci se mi faccio questo problema. Il mio obiettivo personale è arrivare a un obiettivo importante per l'Avellino Calcio, quindi quello che mi interessa è solo fare quanti più punti è possibile alla domenica. A proposito di Avellino, quanto pesa questa maglia addosso? Ma ci sono delle grandi responsabilità perché dobbiamo dare conto a una grande piazza che con questa categoria comunque non c'entra niente, quindi il nostro obiettivo è proprio questo, comunque di non sfigurare per la tifoseria che noi abbiamo, quindi noi cerchiamo di portare in alto il nome dell'Avellino. Tu non c'eri all'andata, ma Modica è una squadra diversa rispetto a quella vista al Partenio. Ah, io non c'ero, forse sarà anche una fortuna per me, perché comunque, come dicevate prima, per noi sono 11 finali. 11 finali che bisogna fare quanti più punti possibile, quindi non guardiamo in faccia a nessuno.